Siamo arrivati al punto, insomma, al momento in cui Yaakov trova Yitzhak travestito da Esau. Questo è il momento, e siamo arrivati al momento della vera foto. Ripeto, di quantità di domande su questa parasha ce ne sono tante, ricordo soltanto le principali. Uno è l'atteggiamento di Yaakov, quello che fa Yaakov, l'inganno nei confronti del padre, eccetera, eccetera. Due, che è la domanda principale, è il senso delle Berachot, cioè che senso ha l'inganno sulle Berachot, si può ingannare sulle Berachot, insomma, cioè, si sembra quasi che ci sia una concezione magica delle Berachot, per cui la parola in sé conta, dovrebbe contare l'intenzione, quindi non si capisce come una braccia presa con l'inganno abbia un qualche valore. E poi ci sono le domande grosse: perché Yitzhak vuol dare la braccia a Esav, che braccia vuol dare, che cosa, quali sono le sue intenzioni nei confronti di Yaakov, che non sembra, non ci vengono dette. Sappiamo cosa è la braccia a Esav, ma per Yaakov vuol dare una braccia, non gliela vuol dare qualcosa, che cos'è, qual è la sua idea. E poi ce ne sono una quantità di altre, però sinceramente vediamo di non ripetere le domande, vediamo di affrontare un po' alla volta. Allora io farei una cosa del genere: prima di porre le domande verso per verso, leggerei il testo, leggerei un po' di testo e poi magari torniamo sopra su alcune cose. Allora, l'altra volta abbiamo visto che Yaakov accetta molto passivamente ciò che gli dice la madre. Pone dei dubbi, pone delle domande, che sono domande sia formali che di sostanza. Però alla fine fa quello che dice la madre senza entusiasmo, senza partecipazione. Yaakov dice che a ogni azione chiede, a ogni azione la madre deve dire di fare. A questo punto arriva davanti a Yitzhak e lo Torah dice questo: vai a voi la viva, vai a me a vi, vai a me i meni, mi accade. E venne dal padre e gli disse: padre mio, e gli disse: i meni, ecco, mi accade, chi sei tu, figlio mio? Va bene, l'abbiamo già detto l'altra volta, lo ripeto. Il modo di esprimersi di Yaakov e di Yitzhak ricorda molto da vicino quello che succede fra Abraham e Yitzhak durante l'Akeda. Anche qui abbiamo uno che dice lì, l'altro che dice inneni, eccetera, eccetera. Yitzhak chiede subito: mi accademi, chi sei tu, figlio mio? Non sa chi è. Vayomer Yaakov el aviv, anochi esav bechorecha, asiti kasher dibart elai, kum na sheva leochla nitzedi ba'avu tevarechem nafshecha. Dice Yaakov a suo padre: io sono Esav, il tuo primogenito, ho fatto ciò che hai detto, ciò di cui hai parlato a me. Cumna, alzati per favore, sceva, siediti e mangia dalla mia cacciagione affinché mi benedica la tua anima. Veyome Yitzhak el beno, maze mi alta l'inzo beni, veyome kicha Hashem lo echa lefele. Disse Yitzhak a suo figlio: come mai hai affrettato a provare, come hai fatto in fretta a provare? Figlio mio, e disse Yaakov a Yitzhak: perché il Signore tuo Dio
fatto capitare davanti a me, ha fatto capitare la caccia al giorno davanti a me. Veome Yitzhak e Yaakov, dice Yitzhak e Yaakov, e Yaakov, Geshana e Amoshecha Beni, avvicinati e ti toccherò, parlerò figlio mio, a Tazer Beni Esav, se tu sei veramente mio figlio Esav, e no, non lo sei. Veigash Yaakov e Yitzhak e Yaakov, e si avvicinò Yaakov a Yitzhak suo padre, Veiem Yosheu, e lo toccò, e Veiome accolco Yaakov e Yadai in Yedesa. E disse, la voce di Yaakov, e le mani sono le mani di Esav. Veloi Kiro, che aiù Yadav, chi de Esav e Chav, Achiv Seirot, Veiverch. E non lo riconobbe perché le sue mani erano come le mani di Esav, suo fratello peloso, e lo benedì. E Yomer, Attase Beni Esav, Yomer, e dice, tu sei mio figlio Esav, e disse, io. Vaiome gli disse, seguimi, portami da mangiare, mangerò dalla cacciagione di mio figlio, in modo che ti benedica la mia anima. Lo seguì e mangiò e gli portò del vino a terra. Vaiome era Yitzhakavir, Geshana Ushkali Beni, gli disse avvicinati a me e baciami, figlio mio. Vai Gash, vai Shakro, vai Yahweh, e lo si avvicinò, lo baciò e sentì l'odore dei suoi vestiti, odorò l'odore dei suoi vestiti, vai Varecheu e lo benedì, vai Omer, Reach Beni, che Reach Sadeh Asher, Beacho Asher. E disse l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che ha benedetto. Ci fermiamo qui, dopo c'è il testo della Berakha, cioè il Rei Terlecha, e la chiamiamo. Allora, due parole soltanto sulla atmosfera generale. Beh, la atmosfera generale non è di... Isaac non è affatto sicuro che il figlio sia quello. Non è affatto sicuro, dei dubbi ci sono, quindi i dubbi sembrano molto evidenti, e i dubbi ce li ha più volte durante tutta questa storia, cioè più volte, fino alla fine, che alla fine gli chiede se è suo figlio, gli chiede se è lui. Questo è l'atmosfera. Come risponde Yaakov a tutto questo? Yaakov risponde, Bemirma. Diciamola così, Bemirma, è quello che dice Yitzhak, è il modo in cui lo definisce Yitzhak, quando poi Esav verrà a lamentarsi, Yitzhak gli dice, Ba Achicha Bemirma, è venuto tuo fratello con Mirma. Bene. Mirma in ebraico normalmente vuol dire inganno, se andate a leggere Rashi, Rashi dice Mirma vuol dire Bechokma, con sapienza, con saggezza, con intelligenza. Ora, alla fine vi racconterò una storia su questo, sulla storia del Mirma, comunque lo racconto dopo. Allora, uno dei problemi grossi è l'atteggiamento di Jacob. Quello che fa Jacob, perché lo fa lo sappiamo, lo fa per ordine della madre, lo fa perché Esav non è adatto a Bechara. Mettiamoci in testa le due cose, tutte e due le cose sono vere. Lo fa per ordine della madre e quindi non lo vuol fare, l'abbiamo visto nel testo precedente. Però lui lo fa anche perché c'è qualcos'altro dietro. Dietro c'è la vendita della primogenitura. Che la vendita abbia un valore o che non abbia un valore, l'abbiamo detto, che avete probabilmente non ha nessun valore.
secondo altri commentatori, poi come tutto invece ha un valore, quindi ha come un diritto legale in qualche modo alla Berachà, perché la primogenitura comporta una Berachà. Secondo altri invece non ha un valore, però quella vendita è la dimostrazione che la Salomone non è d'accordo, questo è quello che dimostra quella vendita. Quindi Jacob va lì con la convinzione che Esau comunque non era d'accordo. Seconda cosa è l'ordine della madre, che non è solo l'ordine della madre, ma è la profezia che è stata data alla madre quando riceve la profezia del Nego di Bevitner, che è due popoli. Beh, un verso chiave per quanto riguarda il problema dell'inganno è il verso in cui Jacob dice Anochi Esav Bechorech, io sono Esav tuo primogenito. Ora, su questo verso ci sono sostanzialmente quattro linee interpretative fra i Chachamim. Prima linea interpretativa, silenzio assoluto, nel senso che ci sono moltissimi commentatori che non commentano questo verso, che semplicemente si saltano a pie pari questo verso. Che significa? Significa più o meno, non sappiamo cosa significa, va bene? Non sappiamo cosa significa, perché ovviamente quando c'è il silenzio può essere interpretato in vari modi. Però normalmente si dice sti cacchio da chi ti c'è con sempre. Il silenzio vuol dire sì, non è bello, ma va bene così. Più o meno dovrebbe voler dire questo. Non è bello, ma insomma, va bene così. Va bene così, doveva andare così e così è andato. Ok? Non mi metto a commentarlo, non voglio tirare fuori niente, però va bene come è andato. Seconda linea interpretativa è quella apologetica. La linea apologetica è quella che troviamo, per esempio, nel commento di Hashim, in realtà è una linea che troviamo già nel Midrash. Hashim non fa altro che prendere il Midrash. Che cos'è? In cosa consiste questa linea? Consiste in questo, nel leggere il verso spezzando le due. Allora, cosa c'è scritto nel verso? Cosa risponde Jacob? Jacob risponde Anochi Esav Bechorech. Io sono Esav, il tuo primogenito. Assoluta. Cugino, non è vero. Non è Esav il suo primogenito. Quindi, Jacob dice una cosa. Che cosa fa Rashi? Rashi dice Anochi Esav Bechorech. Io, se non mi riesce, io sono quello che prenderà i 10 comandamenti. Cosa c'è? Anochi. È una stranezza di questo verso, eh? È una stranezza di questo verso, non dice a me, dice Anochi. Okay. Quindi, io sono quello che prenderà i 10 comandamenti, io sono quello, io sono quest'altro, io sono. E sarò il tuo primogenito. Io sono io e sarò il tuo primogenito. Questa è una linea per dire che troviamo il Midrash. Sostanzialmente, Jacob non direbbe, almeno formalmente, una bugia. È il gioco sul verso, il gioco sulle parole, sul modo di usare le parole, sul dividere il verso in un modo piuttosto che in un altro, mettere i punti e le virgole da una parte piuttosto che un'altra. Detto tra parentesi, questo giochetto lo si può fare molto facilmente su vari versi della Torah. Okay, ce n'è uno molto carino che riguarda il prestito e interesse. Sapete che la Torah permette il prestito e interesse al mondo ebreo, non permette il prestito e interesse ebreo. E il verso della Torah è questo, la mochita shirk, la fitolota shirk, lo straniero può prestare interesse e al tuo fratello non presterai interesse. La mochita shirk, la fitolota shirk. Qualcuno può poi di leggere la mochita shirk, la fitolota shirk. Il tuo fratello non presta interesse.
al fedeo questo testo, tuo fratello no? Ok, questo gioco, per tanti punti di vigore, posso fare di tutto sostanzialmente, cambiando i punti di vigore posso veramente fare di tutto. Va bene? Lo conosci, lo do in comune, ci mancherebbe altro, ci facciamo discutere, però insomma il gioco è un gioco e si può fare veramente così facilmente. Detto tra parentesi, questo gioco non risolve il problema. Perché non risolve il problema? Che cosa mi dice, anche se è vero che la cosa è andata in questo modo, anche se è vero che noi sappiamo come Jacob ha detto queste parole, potrebbe aver detto amo figlio, può essere corretto, benissimo che l'ho detto così, può benissimo aver detto così, ed è possibile anche da un punto di vista di buon senso che lui stesso abbia tentato di non dire una bugia completamente e abbia un po' giocato sulle parole. Però il problema rimane. Formalmente non è una bugia, sostanzialmente lo è. Quindi il problema comunque è bugia sostanziale, la sostanza che si tratta di una bugia. Tra l'altro con l'obiettivo di dire una bugia, con l'obiettivo che uno creda che veramente sono l'esalto primo tre. Quindi in realtà il tuo metodo di riuscire risolve fino a un certo punto. No, questo. Anzi, non lo risolve. C'è un'altra linea interpretativa dello stesso, sulla stessa linea, però in maniera completamente diversa, secondo me. La linea che è quello che dice, per esempio, nato in grande come compagno medievale, che è Radak. Radak è la guida di Kilkin. Radak dice, sì, è una bugia. È una bugia, assolutamente una bugia, è un inganno, è chiaramente un inganno. Ma ci sono dei casi in cui si può ingannare. Ci sono dei casi in cui l'inganno è giustificato. Ci sono dei casi in cui la bugia è giustificata. Perché è giustificata? Perché l'alternativa è terribile. L'alternativa è che Esau sia il Becor, che Esau sia il Mevorah, che Esau sia quello che prende la Berakha. Un'alternativa inaccettabile. L'alternativa di Esav come capo della famiglia di Isaac, come colui che dovrebbe guidare il popolo ebraico, è un'alternativa inaccettabile. Esav a tutto questo non è adatto. Non è adatto a questo. Se veramente succedesse questo sarebbe una tragedia. Io voglio evitare la tragedia. Per evitare la tragedia, dico una cosa non vera. Dico una cosa. Per evitare la tragedia, dico. Questo è quello che dice Radak. Radak non si mette a fare i giochetti formali, è una teoria sia formalmente che sostanzialmente, ma non lo è, ma in realtà non lo è, profondamente non può essere considerata teoria. Allora, qui entriamo in un campo minato, un campo minato molto dolce. Insomma, siccome ti raffigli bene, questa è la domanda. È la domanda che c'è dietro al commento di Radak. Noi non abbiamo una sola bugia fin di bene, ce ne sono più di una di bugia fin di bene. La più famosa bugia fin di bene la dice Dio stesso, no? Sì, Dio provvederà lì, non dice più che dire, non dice, in qualche modo devo qualche film, in realtà. No, però ci sono delle. Qual è la più famosa? La più famosa è questa, è il momento in cui viene annunciato il figlio a Isaac, a Abraham e a Sarah. Il figlio viene prima annunciato a Sarah. E Sara ride perché dice sono vecchia, non ho avuto, non ho più, non ho avuto, non ho più mestruazione, eccetera, eccetera, e poi dice vado in Isacchene, è il mio signore, è vecchio. Dio riferisce ad Abramo quello che ha detto Sara, gli dice beh,
Sara si è messa a ridere e ha detto che è vecchia. Non ci ha detto che vive. Questo è stato. Questa di scarpezza. E lei dice non ho riso. Ho un mese e non ho riso. No, però Sara dice non ho riso. È una bugia. Da qui. Lei dice la bugia. Da qui. Da qui il Talmud deduce mutare le Shannot in Telena Shalom. È permesso cambiare per la pace. Okay? In questo caso Shalom sarebbe Shalom Bayit, sarebbe la pace familiare. Ne abbiamo varie di bugie di questo tipo, eh? Abbiamo per esempio i fratelli di Yosef, quando dopo la morte del padre vanno da Yosef e gli dicono che il padre ha lasciato come tipo testamento morale che lui non si vendichi contro di loro. È vero. Ok. Non risulta che il padre abbia detto una parola sull'argomento, okay? Anche perché probabilmente non ha mai saputo di questa storia. Anche lì, per la Shalom, per il pericolo di vita, abbiamo il Abraham e Isaac che dicono delle mogli a Chodin, che dicono delle mogli che sono sorelle. Abbiamo un altro caso nel libro di Shemuel, nel caso in cui Dio manda Shemuel a incoronare, a ungere come re David quando è ancora vivo Shaul. Lo manda a ungere David. E Shemuel dice sì. Se mi prendono che dico e Dio gli dice di dire che sta andando a fare un sacrificio, ok? Anche lì bugia autorizzata direttamente. Siamo in uno di questi casi? Boh, non lo so, non ho risposte. Radacchi è perché siamo in casi simili, cioè quello che dice Radacchi è non è vero che bisogna dire sempre la verità. Ci sono dei casi in cui la bugia è giustificata, è ammessa, eccetera, eccetera. C'è un esempio carino che fa il Saba Michel, uno dei grandi della Tanakh Mussar. Dice, l'esempio che fa è questo, un medico che non dice la verità a un malato. Quando dice la verità a un malato per farlo stare meglio. È una bugia? Sì, ok, non lo so. In questo caso noi giustifichiamo la verità a un malato, anzi crediamo che sia giusto fare, che sia giusto, che sia un bene che lo abbia fatto. Ok? Questa è più o meno la linea. Chiaramente nessun caso è uguale, quindi è difficile fare paragoni. L'autore di questo libro che smonta questa cosa dicendo che non sta in piedi, che non è accettabile, eccetera, eccetera. Ma non sembra così smontabile, nel senso che ce ne sono talmente tanti di casi di questo genere, perché la Bacchi in realtà come prova porta la Chotigi di Abraham, okay? E dice, e lui dice non è paragonabile, perché la Cicilia di Kerembeyam, dice non è paragonabile perché lì c'era un problema di Pikuach Nefesh. C'era un problema di pericolo di vita. Sì, ma non è l'unico caso in realtà, non è l'unico caso, altri casi in cui non c'è un pericolo di vita eppure la cosa viene detta. E poi, pericolo per il futuro del popolo ebraico, non è possibile paragonare un pericolo di vita? Ho dei dubbi, insomma non ho una risposta, è chiaro, però ho dei dubbi che questa risposta non sia accettata. Personalmente, tanto per insomma, i miei gusti personali, preferisco questa risposta, cioè preferisco una risposta in cui
si dice che c'è un problema sostanziale piuttosto che dire che c'è una formale non bugia, anche se c'è qualcosa di profondo in quello che dice la scienza, è ben chiaro. L'idea della bugia non formale, della non bugia formale, ha un significato, nel senso che le parole stesse hanno un valore, la parola di per sé ha un valore, eccetera. Per cui dire una bugia anche formalmente può essere chiaro. Quarta linea interpretativa è di quelli che dicono l'ha fatto ed è sbagliato. Okay? L'ha fatto ed è un errore, ed è addirittura un peccato, una colpa. Ora, questa linea interpretativa è una linea che ha pessima stampa all'interno della tradizione ebraica, anche perché è la linea classica dei non ebrei. Tutti i commentatori non ebrei, tutti i critici biblici, eccetera, usano questa linea. Piccola parentesi sulla critica biblica. Ora, la critica biblica non ebraica, soprattutto protestante, si sviluppa nell'Ottocento. La critica biblica protestante ottocentesca, non so se avete sentito il nome di un certo Wellhausen, è anche una critica ferocemente antisemita. Ok? Cioè, quindi il fatto che sono quelli che le vanno a cercare queste cose nella Torah, le vanno a cercare per fare una descrizione terribile degli ebrei. Ok? Quindi questo è il motivo per cui questo tipo di interpretazione è stato preso come va dentro nel mondo ebraico. Però sappiate che questo tipo di interpretazione c'è già nella tradizione ebraica. Non è che l'hanno inventato gli altri. In realtà già nella tradizione ebraica ci sono, per esempio, dei midrashim che dicono che quello di Jacob è un inganno. Non arrivano a dire ingiustificabile. C'è un midrash che avevo letto, perché è interessante. Midrash che dice questo. È un verso che commenta un verso di Bamidbar, un verso in cui Bilam dice, Bilam viene chiamato a maledire il popolo ebraico, dice: come faccio a maledirlo se Dio non lo ha maledetto? Questo è quello che dice Bilam. E questa frase viene interpretata da Midrash Tanhuma in questo modo. Dice: quando erano adatti a essere maledetti, non sono stati maledetti. E porta l'esempio di Jacob. E come esempio porta Jacob. Nonostante fosse adatto a una che la là, non ha ricevuto la chela, ma anzi ha ricevuto una bella parte. Ok? Cosa vuol dire questo Midrash? Boh, non lo so cosa vuol dire, perché dice tutto, dice una cosa e poi la nega in realtà. Da una parte c'è un giudizio molto pesante su quello che fa Jacob, però d'altra parte dice: non è stato benedetto. Che tra l'altro è uno dei problemi di tutta questa faccenda qui, perché Isaac, a conclusione di tutta questa storia, dice: gamba ucria, che sia comunque benedetto. Ok? Queste sono le quattro linee. Volevo soltanto dirvi che questa quarta linea trova sempre nel Midrash, ma non solo nel Midrash, ci sono altri commentatori, trova giustificazione anche nella storia successiva. La storia successiva di Jacob è una storia molto pesante. Jacob è probabilmente il patriarca che subisce grandi sofferenze. La storia di Jacob è la storia, pare ciò che stiamo leggendo in queste settimane, è la storia di Yosef, ma è anche la storia di Lavan, che non è uno scherzo, ed è la storia di Esav che lo vuole uccidere. Tutte queste cose sono storie di Jacob. Ora, qualcuno ha voluto vedere in questo una punizione.
il Midrash tira fuori alcune cose e le paragona a quello che ha fatto. C'è un commentatore del 500 che è la Bieliezer Ashkenazi, si chiama Zedala Berch, che trova alcune punizioni che sono midah che neged midah, cioè che sono corrispondenti alla cosa. Per esempio nella storia dell'inganno sulle mogli. A Jacob cosa succede? Che gli viene data una moglie al posto dell'altra. In che modo gli viene data una moglie al posto dell'altra? Con l'altra che si traveste, con Lea che si traveste da Rachel. Non ci vuole che dobbiamo una spiegazione per dire che la cosa ricorda qualcos'altro. Ma lo trovo anche in un'altra cosa. Quando Jacob protesta con Lavanna, Jacob protesta con Lavanna per l'inganno, anche altro lì usa lo stesso termine, usa il termine minimale, il termine per indicare l'inganno, e dice, e Lavanna gli risponde: Loia Sakembin com'è, non si fa così dalle nostre parti, nel nostro posto, di dare a Sera di Fina Bechia. Che vuol dire? Di dare la più giovane, la figlia più giovane, prima della figlia più grande. Okay? Non si fa in questo modo. E Rabbi Eliezer Ashkenazi si chiede, fa due domande. Uno, la risposta di Ravan è strana. Perché? Cosa dice Ravan? Dalle nostre parti si dà sempre prima la primogenita e poi l'altra, la prima poi l'altra. E la ragazza dice, posso fare per tutti? Tutti fanno così. Allora, molto diffusa, la figlia più grande prima della figlia più piccola. Perché la Van dice dalle nostre parti? Era molto più forte la risposta se avesse detto, questo è l'uso normale, tu stai andando contro gli usi. Non sono io che vado contro gli usi, tu stai chiedendo di fare una cosa che è contro la consuetudine è questa, dappertutto. Quindi era molto più forte la risposta della massa, avesse detto, dappertutto si fa così. La seconda domanda è sull'uso delle parole. In tutto il testo, se andate a vedere, Rachel e Lea vengono chiamate Ketanogdolo, vengono chiamate piccola e grande. In questa risposta Lavan dice Zira e Befira, dice giovane e più grande, però Befira ricorda, Befora ricorda, primo genere, ok? E quindi il secondo esercizio di Lavan fa un riferimento a questo, sono come se Lavan gli dicesse, sai, dalle vostre parti c'è questa roba dello scambiare i primogeniti con gli altri, da noi no. Da noi non si fa. Da noi non si fa. Dunque, forse dalle tue parti sì, ma qui non si fa. Ok, allora questa è più o meno le varie situazioni possibili. Prendete quello che volete, scegliete voi quale è l'interpretazione. Sappiate una cosa, poi su questo torneremo, sappiate che l'interpretazione apologetica, che in genere non piace, è però l'interpretazione più diffusa nella tradizione ebraica. Perché l'interpretazione più diffusa? L'interpretazione più diffusa perché il problema è con chi abbiamo a che fare. Lo dice per esempio la Vestre dice, nel momento in cui io devo giudicare una persona, io giudico la persona in base a quello che la persona è normalmente. Ora, noi abbiamo a che fare con gli altri, abbiamo a che fare con l'uomo, tra l'altro, che ha come caratteristica l'emetta, la verità. È possibile che sia tutto qui, è possibile che sia tutto l'uomo che inganna in questo caso. E poi, è possibile che questo non sia interpretabile. L'idea, attenzione, l'idea diffusa nella religione ebraica è che i peccati dei grandi siano comunque peccati da interpretare e che non sono mai come appaiono. Non è mai quello che appare, questa è l'idea. L'idea è che
quando nella Torah si parla di peccati di grandi, non si parla mai del peccato come parte. Tento di spiegarlo. Adesso tra l'altro lo spiega anche bene. Adesso dice, mi si può dire peccato? Allora, per me un peccato è una cosa, per un'altra persona è un'altra, per un'altra persona è un'altra. Fa un esempio. Per un passo del Talmud, in cui per Rav Safra il fatto di aver pensato qualcosa di falso è già aver detto il falso. Okay. Per una persona qualsiasi, se non ho detto il falso, non ho detto il falso, per un imbroglione abituale, anche quando ho detto il falso, non l'ho detto. Okay? Allora, dipende da chi sono io. Allora, il problema è che qui chi descrive è la Torah, quindi il massimo livello. Allora, come descrive un peccato la Torah? Bene, Dester porta una prova dal testo che la Torah quando descrive un peccato esagera. Quando descrive un peccato dei grandi esagera. La prova del testo è una bella prova. Cioè a un certo punto un episodio nel libro dei giudici in cui un certo Achan si ruba delle cose vietate, ruba delle cose degli oggetti sacri. Però questo punto. Dio dice che il popolo ebraico verrà punito, tutto il popolo ebraico verrà punito perché ha rubato le cose, gli oggetti sacri. Bene, adesso dice, leggete questa storia senza conoscerla, ok? Dimenticatevi quello che ha fatto Achan, leggete questa storia senza conoscerla, cosa capite? Che il popolo ebraico ha rubato oggetti sacri. Mentre noi conosciamo la storia, sappiamo che solo Achan ha rubato gli oggetti sacri. E la prova, secondo Dester, che la Torah quando racconta i peccati dei grandi, in realtà non dice, usa delle iperboli, questa è l'idea. L'idea che usa delle iperboli è che esagera. Questa è l'idea. Tutto il popolo ebraico è colpevole perché Achan ha rubato. Però non dice che il popolo ebraico è colpevole moralmente colpevole perché Achan ha rubato, ma dice che il popolo ebraico ha rubato. Ok? Questa è la chiave interpretativa. Ora, quanto sia applicabile qui non lo so, chiaramente non lo so. Ma questa è la chiave interpretativa. La chiave interpretativa è che non le cose non sono come appaiono. Il peccato di Mosè non è come appare, le cose di Abramo sono come appaiono. Questa è l'idea. L'idea che non è mai come appare. E devo dire che la prova, la storia di Achan, è una buona prova, è convincente. Bene, andiamo avanti. A questo punto comincia questo scambio fra Jacob e Isaac, in cui Isaac ha dei sospetti. Lasciamo perdere la storia degli inganni per adesso. Primo sospetto è come hai fatto, perché hai fatto così in fretta. E Jacob risponde perché Dio ha fatto capitare davanti a me. Bene, a questo punto Isaac dice, a questo punto avvicina. Allora, la risposta di Jacob non solo non lo soddisfa, ma lo sospettisce ancora di più. Lo sospettisce ancora di più e gli dice di avvicinarsi e perché lo vuole toccare. Lo tocca, trova che Jacob è peloso come Esav e a questo punto dice questa frase, dice Accol col Jacob dai e dai mie de Esav. La voce è la voce di Jacob e le mani sono le mani di Esav. E qui c'è un commento, anche qui che sembra essere completamente fuori dal testo, la lettera del testo di Rashi. Rashi dice Kol Yaakov She medaber bilshon tachanunim, perché parla con un linguaggio di preghiera, di gentilezza, di supplica. Kumna, alzati per favore. Amal Esav bilshon kanturi adiber Yakumari, invece Esav parla con un linguaggio molto più diretto
mio padre si alzi. Jacob dice Cumna, alzati per favore, e Esav dice quando arriverà dopo Yakumavi. Quindi, secondo Rashi, Kol Yaakov non vuol dire la voce, ma vuol dire il modo di parlare. Ok, allora, anche qui Rashi sembra stravolgere il significato letterale del testo. In realtà non è così. Perché non è così? Ditemelo voi. Perché Rashi ha sicuramente ragione? È sicuramente ragione. Che non vuol dire voce. Perché la storia non sarebbe in piedi. Se veramente fossero due voci diverse, è chiaro che è stato. Che è chiaro che è d'accordo. Cioè, io mi trovo davanti due figli che parlano con voci diverse, ma è chiaro, se sono, so benissimo chi sono, può dirmi quello che gli pare, può cantare in giapponese, ma so benissimo di chi è la voce. Riconosco la voce di mio figlio. A maggior ragione se è cieco, riconosce ancora di più la voce di suo figlio. È abituato a riconoscere i suoi figli per la voce. Non è possibile che qui si parli di voce, non è possibile. Non sta in piedi la storia se si parla di voce. Ed è probabile, quello che dice Rashi è sostanzialmente questo. Che sapi di Jacob hanno esattamente la stessa voce. Come succede con i gemelli? Succede con i gemelli che hanno la stessa voce. Okay. Succede che i gemelli abbiano la stessa voce. Quindi qui in realtà la voce non può essere quella, la voce fisica di Jacob, perché se no la storia non potrebbe stare in piedi. Non potrebbe stare in piedi in nessun modo. L'avrebbe immediatamente riconosciuto. Dalla voce l'avrebbe immediatamente riconosciuto. E quindi Rashi dice, non è la voce, è il modo di parlare. Quello che insospettisce Yitzhak è il modo di parlare di Yaakov. Attenzione, quando è che gli dice di avvicinarsi? Quando Yaakov dice, il Signore tuo Dio ha fatto capitare davanti a me. Il Signore tuo Dio ha fatto capitare davanti a me, questo è Esav? Mi puzza, la faccenda non mi torna. Esav che mi dice il Signore tuo Dio ha fatto capitare davanti a me. Non è Esav, non parla così Esav, non dice il Signore tuo Dio ha fatto capitare davanti a me. A quel punto gli dice, a questo punto avvicinati perché non ci credo più. A quel punto gli dice avvicinarsi. Quello che dice Rashi in realtà è questo, in realtà lui si rende conto che ha davanti un'altra persona. Questo è il problema. Perché parla in maniera diversa. Non perché ha una voce diversa. Fisicamente le cose corrispondono. Lo tocca corrisponde. La voce corrisponde. Non corrisponde alla persona. La persona è diversa. La persona è diversa. Parla in maniera diversa. È quello che noi abbiamo difficoltà enormi a cambiare. Noi parliamo in un certo modo. Noi abbiamo certe espressioni, non, è difficilissimo cambiare il modo, non, attenzione, possiamo anche cambiare formalmente il modo di parlare, ma certe cose ci vengono naturali, certe espressioni ci vengono naturali, e Jacob viene naturale essere Jacob, questo è il problema, che Jacob viene naturale essere se stesso, e quindi parla come parlerebbe normalmente. Però la cosa notevole è questa, che Yitzhak comunque continua con questo gioco. No, potete anche interrompere il gioco, potete dire che come, senti, non mi suono tutta questa faccenda, ritorna dopo, ne parliamo dopo, devo pensarci, qualcosa che... E invece continua. Sente che qualcosa non funziona, nonostante questo continua. Questa è la cosa strana. La cosa strana è che Yitzhak ha dei forti sospetti, non è che ha dei sospetti, ha dei forti sospetti, che questa cosa non vada per verso giusto, nonostante questo continua. Questa è un'altra degli elementi strani di questa parasha. Voglio dire una cosa, io dopo vi do una spiegazione complessiva di questa parasha, vi dico subito che chi dà questa spiegazione complessiva che a me piace, che di Rav Destre, comincia dicendo questa zo parasha stuma. Questa è una parasha chiusa e misteriosa, nel senso che tipo io vi do una spiegazione, però continuo a non capire un sacco di cose.
che una delle cose che non si capisce è questo. Isaac è ingannato fino a un certo punto, i sospetti ce li ha, li esprime più volte. Questo è il problema. Stiamo parlando dell'Isaac ingannato, che non capisce niente, che non vede niente, che è cieco. Ma ci vede bene, riesce a capire un sacco di cose, riesce a capire che qualcosa non funziona, lo capisce e il sospetto ce l'ha, eppure va avanti, questa è la cosa, va avanti. E non si capisce perché va avanti. Ok, finiamo un secondo la cosa, poi farò una domanda un po' più generale. Ok, problema luce. Poi il momento della benedizione. Noi intervenzione è un momento stranissimo. Perché Jacob si avvicina, lo bacia, e c'è scritto questa cosa stranissima, vagliare per tre altre cadavere. E sentì l'odore dei suoi vestiti. Beh, perché è importante? Sente l'odore dei suoi vestiti e lo benedice. E poi dice, fa un commento su questo odore. Il commento su questo odore è Re'ach benik re'ach sadeh sher ha'sher. Guarda l'odore di mio figlio come l'odore di un campo che Dio ha benedetto. Il romanzo di Rashi è, non c'è niente di più puzzolente delle belle di Gaga. Di cosa sto parlando? Dov'è questo odore celestiale? Sta odorando pelli di capra, questo è quello che si è messo addosso. Sono pelli di capra. Dove sente l'odore? Sente la puzza terribile, dovrebbe sentire una puzza terribile. Che è questa cosa dei Reach Benike, Reach Sadeh, cioè. Allora, questo è un problema. Il problema è reso ancora più complicato da un commento del Midrash. Il Midrash dice che Reach Begadav fa un gioco di parole tra la parola Reach Begadav e dice che Reach Begadav e Reach Bogedav. E il Reach fa la parola Beged e Boged. Beged vuol dire vestito, Boged vuol dire creditore. Ok? Che non è casuale, il creditore vuol dire si mette un altro vestito, che si deve stare nella diversa. Ok? Sente l'odore dei suoi traditori. Questo lo dice il Midrash. E dice anche chi sono questi traditori. I traditori sarebbero certo Yosef Meshita e Yakum Ish Tzevolot. Ma a me una storia ve la racconto. Vi racconto la storia, sono uscita per una storia bellissima. E questo è un è la storia di una non so che sia la sua comunque insomma credo che sia questa la storia del momento della risoluzione del Betamidash in cui i romani arrivano e dicono a un ebreo, che città, vai, entra al Betamikdash, porta via gli oggetti, il primo oggetto che porti via è tuo. E questo entra e si porta via la menorah. Si porta via la menorah. I romani guardano la porta della menorà e gli dicono io, sei pazzo, pensiamo al paese che ti diamo la menorà, non ci pensiamo neanche, questa è una cosa per il re, non è una cosa per uno come te. Quindi entra, prendi un altro oggetto, questa non la prendi tu.
A questo punto, questo ci pensa e dice: no, non entro più. Non entro più da nessuna parte, non prendo più niente. Guarda fino a dove sono arrivato, guarda fino a che punto sono arrivato, tanto che devono essere i romani a dirmi questa non è una cosa per te, ma devono dire loro che questa non è una cosa per me. Non accetta, si fa uccidere piuttosto che entrare e non entra di nuovo da quando riesce. Questo sarebbe il re Begadavo Kovitavo. Dopodiché, come al solito, quello del teatro, la storia legata a Hanukkah è quello che il nipote di Yossi Ben Yoesel, che quando lo zio viene portato per essere ucciso dai dieci in questo caso, lui è uno che si è ellenizzato ed è diventato un collaboratore dei dieci, viene a cavallo di Shabbat, a cavallo davanti a lui, dice: bene, guarda quanto è bello il mio cavallo in rapporto al tuo cavallo. E gli dice, e Yossi Ben Yoesel gli risponde: beh, se Dio fa questo a quelli che si comportano da un premio a quelli che si comportano male, figura a quelli che si comportano bene. E questo gli dice: questo, un premio che si comporta bene, stai per essere ammazzato, chi si è comportato meglio di te e tu stai per essere ammazzato. A questo punto Yossi Ben Yoesel dice: beh, allora facciamo il contrario. Se Dio punisce chi si comporta bene, figurarsi chi si comporta male. E Dio dice al contrario, e a questo punto questo lo sconvolge, si uccide. Bene, questi qua sarebbero i Reach Bogdav. Attenzione. Questo secondo me piace. Che cosa abbiamo? Avremmo una cosa del genere, avremmo che Yitzhak sente l'odore del male, okay? Sente l'odore del male, questo è quello che sente, l'idea che senta l'odore del male, Reach Bogdav, questa è l'idea del Midrash, e lo benedice, e a questo punto lo benedice. Proprio in quel momento, nel momento in cui sente Reach Bogdav, lo benedice. Dopodiché però, cioè, se questa è l'interpretazione, che senso ha quello che dice dopo? Che senso ha dire questo? Se veramente è tutto simbolico, Begadav, Reach Begadav rappresenta il male, che senso ha che questo Reach diventi l'odore celestiale, Reach Gan Eden, dice Reshi, che l'odore del paradiso? Beh, queste sono alcune delle domande. Posso rispondere? Sì. A queste. Secondo me questo era il piano che tu hai spiegato prima nella lezione precedente, che era il piano di Yitzhak. Perché questi non sono due traditori comunque, non ha portato l'esempio di due traditori assoluti che comunque muoiono a traditore, lui ha portato il caso di due traditori che comunque fanno teshuva. Ed è questo esattamente quello che pensava, che credeva Yitzhak, secondo quanto ha spiegato, che comunque Yitzhak vedeva in Esav la possibilità di redenzione in Esav, ed è per questo che lui va avanti con la Berakha. Questo, ok. E la seconda parte? Qual è la seconda parte? Che il dolore celestiale. Beh, se si è redente a questo punto, cioè non c'è nessuna ragione che lui non si possa prendere la Berakha. Improvvisamente questo dolore diventa dolore celestiale. Va benissimo, ma l'odore perché diventa celestiale? Questa è la domanda. Non lo rispondo. Ok. Si è capito che Jacob. Ha capito che Jacob. Però non l'ha capito. Perché quando arriva Esav, rimane sorpreso. Sì, questa è la persona che mi sono sempre dato, ha capito che Jacob. Però non è vero, perché è contraddetto dal testo. È un uomo di campo, quindi c'è la parola. Siamo. Sì, però è l'idea che improvvisamente, se diciamo che stiamo parlando di spiritualità, non stiamo parlando di.
non se non già non è la domanda di crescita, la puzza delle carte, l'odore che sente, sapete che la questione dell'odore nella tradizione ebraica è molto, molto presente, l'idea del sentire l'odore come l'olfatto, come elemento spirituale, molto presente nella tradizione ebraica, la storia di quello che facciamo di Abdalà, eccetera, eccetera, ma non è solo una delle caratteristiche del Mashiach, no? Sarà che riuscirà a giudicare attraverso l'odore, sentendo l'odore di una persona riuscirà a giudicare, perché lo fatto è che c'è il gioco di parole fra Reach e Ruach, Reach è odore, Ruach è spirito, okay? Quindi l'idea che lo fatto sia il quanto di più spirituale abbiamo fra i nostri sensi, il senso più spirituale che abbiamo, questo è il punto. Quindi c'è l'idea, è accettabile quello che dice il Midrash, che qui non si tratta di odori veri, di odori fisici, ma di odori metaforici. Ok. E che Isaac riesca a vedere al di là, riesca a sentire un odore metaforico, che è l'odore spirituale. Però i due odori contraddittori, sono due metafore che si contraddicono, questa è la domanda, è una delle domande. Decidete, se volete andare avanti, perché vado avanti ancora per due ore. Per due ore? No. Allora sì, la cosa complessiva è quella di dietro. Allora, prima però di andare avanti, vi do la domani l'ispirazione complessiva, se volete, prendendo più di una ispirazione complessiva. Quella di Rabbi. Baruch Hashem non ce l'ho, ok. Allora, altro problema, e questo è il problema più generale, che siamo posti all'inizio, proviamo a dare una risposta. Che cos'è una Berachah? E qui tutto gira intorno alla Berachah. Ma che cos'è una Berachah? Insomma, una persona può dare una Berachah, può attraverso la sua Berachah cambiare la persona, portare, causare un qualcosa che non doveva succedere. Insomma, l'uomo ha il potere di cambiare il mondo, il potere di cambiare le decisioni divine, ha il potere di, teoricamente, è Dio che deve mandare, qualunque cosa debba mandare, deve mandare Dio. Un uomo ha il potere di influenzare l'azione divina? Questa è la domanda. Allora, ci sono varie risposte a questa domanda. C'è chi dice molto semplicemente sì. L'uomo ha questo potere. È l'idea classica del tzaddik yesod olam. Lo tzaddik è a fondamento del mondo, idea che si trova già nel Talmud, che dice Sadik Gozer le Kadosh Baruch Hu Mekayem, lo Sadik decreta e Dio mantiene il decreto. È una bella pesante, è un'idea bella pesante. Esiste questa idea, ok? Esiste l'idea che lo tzaddik può cambiare le cose, può decidere di differenza che arriva. Questa è l'idea. Come questo sia possibile, non me lo chiedete perché non lo so. Va bene? Ok, però questa è l'idea. L'altra idea è che questo non sia possibile, che la Berachah non sia altro che in realtà una tefillah. Io mi rivolgo a Dio e chiedo che Dio faccia una certa cosa. Okay. Dipende da Dio se la farà o non la farà. Questa è l'idea. Semplice, più diffusa, eccetera, eccetera. Bene, ma a questo punto, se la Berachah è questo, a che serve? Comunque, io decido.
Buonasera della Berra. E la domanda sulla Birkat Kohanim, per esempio. Avete mai notato qual è il mostro della Birkat Kohanim, no? Qual è la forma di Birkat Kohanim? Yeverecha, Hashem, Yishmerecha. Che Dio ti benedica e ti custodisca. Se ci pensa tutto bisogna già una volta dei coni. Se Dio benedica, bisogna dei coni. Ok? Per fortuna non ci sono nella chiesa, ma so oggi. Una volta l'ho detta questa cosa, mi chiedo se non è d'accordo. Vabbè, oggi possiamo sfogarci visto senza dei coni. Allora. La stranissima è Birkat Kohanim, perché dice che Dio ti benedica, alla persona doveva dire a Dio benedici per favore questo, no, non si rivolge a Dio, si rivolge agli uomini. Ora, sempre chiaro, sulla Berakha ci sono molte interpretazioni. Secondo alcuni la Berakha è semplicemente un modo di preparare la persona a ricevere la benedizione di Dio. Berakha è creare lo strumento adatto a ricevere la benedizione di Dio. Questa è un'idea diffusa, l'idea che paragona la parola Berakha alla parola Berakha. Cosa vuol dire Berakha? Sì, io lo sapevo cosa vuol dire Berakha. Se prendete mano Berakha? Devo dire che ci spera, ok? Va bene, la Berakha attualmente è la piscina. Ok? È un recipiente, sostanzialmente. La Berakha è il recipiente, è preparare il recipiente perché la persona possa ricevere l'acqua, possa ricevere la. La stessa radice di Bor. No. No. Fino a Bor, non si può rilasciare. Cioè, una Berakha si può fare di tutto, però non so. L'altra radice di Berakha è bere. Ginocchio, che per la Chai vorrebbe inginocchiarsi, umiliarsi, sottomettersi, eccetera, eccetera. Un'altra radice di Berakha, che è un verbo che è un verbo le avrich, che vuol dire, non so come si chiama, una volta che l'ho cercato sul vocabolario, non me lo ricordo in italiano. L'avevo cercato. L'avevo cercato, mentre stavo nel caso aerobico. L'operazione che si fa è questa, è un'operazione agricola, che consiste in questo, di prendere un ramo di un albero, piegare il ramo e piantare il ramo per terra quando è ancora attaccato all'albero. Questo ramo può far nascere un altro albero, se rimane attaccato. Talea? Questo no, senza tagliare, senza tagliare. Questo sarebbe, quindi Berakha sarebbe un piegarsi per andare alla radice. Allora, vi dico che per la zona che dà la bestia della Berakha e che è legata alla sua interpretazione di tutta questa parasha. Vabbè, diamo l'interpretazione di questa, a questo punto concludiamo con questa. Allora, l'interpretazione che dà la bestia di tutta questa parasha è questa. Allora, tanto vi dico, comincio con la parola Berakha. Allora, secondo l'essere la Berakha è una tefilà, è una preghiera. E l'influenza che può avere la persona che dà la Berakha è questa. Quando una persona dà una Berakha, si rende conto di essere, di non essere in grado di darla, e questo provoca la sua umiltà, la sua sottomissione, e il fatto di essersi sottomesso lo lega a Dio. E questo legame con Dio fa in modo che lui abbia un'influenza. Lui ha un'influenza grazie alla sua sottomissione. La Berakha lo mette davanti alla sua pochezza rispetto alla grandezza di Dio, ma proprio la sua pochezza lo mette davanti, lo lega, crea il legame. Il suo essere umile crea il legame con Dio. Ora, bene.
Vi do la spiegazione di testa, tentando di sintetizzarla. Questa è sempre dico una quindicina di pagine. Allora, Bessel parte dalla spiegazione complessiva, riguarda perché Yitzhak preferisce Esav, e poi come si svolge questa operazione. Okay, la domanda che abbiamo fatto sulle erbe Gadav, le erbe Gadav, il Sade che abbiamo detto Dio, eccetera, eccetera. Allora, adesso fa questa premessa. Esav, Yitzhak, è l'esatto opposto di Abraham. Abraham è l'uomo del Chesed. Yitzhak è l'uomo della Middat Adin e della Gevura. Cosa vuol dire Middat Adin e Gevura? Middat Adin vuol dire dell'attributo della giustizia divina, Gevura vuol dire la forza di Gevura. Mentre Abraham tenta di portare in questo mondo la benevolenza divina, Yitzhak invece tenta di far dominare in questo mondo la Middat Adin. Perché tenta di far dominare la Middat Adin? Perché pensa che sia fondamentale per il mondo la Middat Adin. Cioè pensa che in realtà ci sia troppo Chesed. Che Abraham ha portato troppo Chesed, mentre crede che la Middat Adin sia fondamentale. Che cos'è la Middat Adin? La Middat Adin è attributo della giustizia. Quindi Dio punisce. Dio che giudica e Dio che punisce. Perché la Middat Adin è fondamentale? Adesso parte da un famoso Midrash che dice che Dio vede tutto ciò che è stato creato e vede che è Tov Meod, vede che è molto buono. Su questo Tov Meod il Midrash dice cos'è molto buono e lo Yetzer Hara, la tendenza al male. Questo è il molto buono. Il molto buono è la tendenza al male. Che senso ha? È ovviamente un paradosso, sembra un paradosso, che senso ha che la tendenza al male sia il molto buono? Risposta di essere è questa. La tendenza al male è il molto buono perché noi siamo in grado di combattere la tendenza al male. Il nostro combattere la tendenza al male e avere la meglio sulla tendenza al male rende il mondo buono. Perché? Ciò che è fondamentale nel mondo è la libertà di scelta, è libertà, è l'uomo come l'uomo che ha libero arbitrio. La tendenza al male permette all'uomo di avere il libero arbitrio. Se l'uomo usa bene il suo libero arbitrio e combatte la sua tendenza al male, l'uomo farà kibbutz Hashem. L'uomo santificherà il nome di Dio. La santificazione del nome di Dio passa attraverso il combattere la tendenza al male. Se non ci fosse la tendenza al male, questo che c'è un mondo che deve esserci. Non si vede chiaro? Sì? Sì. Okay. Bene. A questo punto. Yitzhak ha due figli. Yitzhak ha due figli. A Jacob e Esav. Yitzhak sa benissimo chi sono Jacob e Esav. Lo sa talmente bene che il nome a Jacob vuol dire lui. Ok? Lei crasce mo Jacob. Conosce benissimo Jacob e conosce forse non altrettanto bene Esav, però sa di cosa. Sa di cosa si tratta. Sa di chi si tratta, sa chi. Isaac preferisce Esav. Perché? Proprio perché Esav ha competizione. Proprio perché Esav ha tantissima tendenza al male, c'è una fortissima tendenza al male in Esav, ma la fortissima tendenza al male in Esav è la grande occasione. Per Yitzhak è la grande occasione. La grande occasione per far andare il mondo secondo la Middat Adin. Se Esav riesce a superare, a avere la meglio sulla tendenza al male, questa è la Gevura, e il Gaber, avere la meglio sulla tendenza al male, Esav sarà quello che riuscirà a portare al Kiddush Hashem più grande.
e sa può arrivare a questo. Per farlo ha bisogno di aiuto e la Berakha è l'aiuto. Voi conoscete il brano dello Shema in cui c'è scritto che se ascolteremo le parole di Dio, Dio ci darà la fioce al suo tempo, eccetera, eccetera. Quel brano della Shema è interpretato da Rambam in questo modo. Rambam dice, che vuol dire che Dio è il premietto, ci dà la caramella, visto che siamo stati bravi? Rambam dice, no, non è il premio. In realtà è uno strumento, quello che ci dà è uno strumento per fare meglio, è uno strumento per fare di più. Noi ci siamo comportati bene, quindi Dio ci dà gli strumenti per migliorarci. E questo è quello, sono i chelim, sono gli strumenti. Non solo alla persona che si comporta bene deve avere gli strumenti, ma anche alla persona che si comporta male a volte deve avere gli strumenti. Quegli strumenti possono essere completamente negativi, nel senso che gli dà il premio in questo mondo per poi punirlo nel... No, questo lo sta un incidente stradale grosso, la sistemando. Per poi punirlo nel mondo a venire. Oppure lo strumento è uno strumento nel malvagio c'è qualcosa di buono, c'è una scintilla positiva, dargli uno strumento è un modo di far venire fuori questa scintilla positiva e farla sviluppare. Yitzhak pensa, questo secondo me, che da una parte Esav ha bisogno di questi strumenti, e a Esav vanno dati questi strumenti, e attraverso questi strumenti Esav potrà applicare la sua gevurà e riuscire a avere la meglio sul suo yetzer. Yaakov invece non deve avere nessuno strumento. Per essere Yitzhak non è d'accordo con quello scemato, sostanzialmente. Non è d'accordo con allo tzaddik, a quello che si comporta bene non ha dato strumento. A quello che si comporta bene non ha dato niente. Non ha dato assolutamente nulla. Quello che si comporta bene è uno che ha una tendenza positiva quasi naturale. Bene, gli si devono mettere degli ostacoli. Perché? Perché gli si devono mettere degli ostacoli? Perché soltanto in questo modo potrà applicare la gevura. Soltanto se avrà degli ostacoli potrà applicare la gevura. Mentre se dovrà seguire semplicemente la sua tendenza positiva, andrà avanti così, ma in realtà non potrà accumulare potere. Sa che è bidata di, ricordiamoci, non è Abramo, non è Chesed, è bidata di. E quindi l'idea di destra, attenzione, è che Isaac può dare la Berakha a Esav e non vuole dare la Berakha a Jacob. Non solo di Jacob, però questa è l'idea di destra. Non vuole dare la Berakha a Jacob. Yaakov non ha bisogno di Berakha, Yaakov ha bisogno di ostacoli. Ok? Perché? Perché Yaakov è già così. Yaakov è già naturalmente portato a fare questo. A questo punto ha bisogno di ostacoli. Ha bisogno che questa cosa non gli vada così liscia. Ha bisogno di tentazioni che lo portino da un'altra parte. Ha bisogno di tutto questo. Di questo ha bisogno di Yaakov. Perché anche Jacob deve applicare la migliata di Dio, ma è attraverso la non Berakha che applicherà la migliata di Dio, non attraverso la Berakha. Se vai cattivi va sempre bene. Questo secondo Isaac. Questo secondo Isaac. No, dovrebbe essere cattivi la Berakha. Ora, cosa succede con l'inganno? Quello che succede è questo, cioè questa parte da un passo dello Zohar che dice due cose in realtà. Un passo dello Zohar che dice, da una parte, che... Scusa, ma abbiamo i bambini che escono alla festa del 12. Se li buttano fuori. Finiamo secondo questa parte.
Pastor Rosolà che dice questo, che dice che Isaac non aveva capito Esau, l'idea che l'ha capito, ok? Quindi come funziona questa faccenda. Due, che Isaac, che tutta questa cosa qui avviene in questo modo, perché Isaac deve dare la berakha al Dat Hashekhinah, deve dare la berakha in base a ciò che vuole la Shekhinah, a ciò che vuole la presenza divina, a ciò che vuole Dio. Perché l'altro problema è perché tutto questo non deve avvenire in questo modo così strano. Perché deve avvenire nel verso dell'inganno? Perché deve avvenire in questo modo? Allora, arrivo alla conclusione, salto un po' di cose. Cosa avviene in questa storia qui? Isaac è coerente con se stesso, vuol dare la briacha a Esau. Ha dei sospetti, va avanti, non capisce, va avanti. Non capisce, capisce che c'è qualcosa di strano, capisce che c'è un intervento divino. Capisce che c'è qualcosa di superiore che sta intervenendo, però va avanti. Questo è il modo in cui Dio si spiega, è fatto per andare avanti nonostante lo sbatto di niente. Però continua a essere coerente. Quando è che decide di dare la berakha? Quando sente Reah Begadav, quando sente l'odore dei vestiti traditori, cioè sente l'odore del male. Quando sente l'odore del male, a quel punto decide di dare la berakha. L'idea di Dessler è che Isaac non vede, nel senso che Isaac è l'uomo dell'Akedah, è l'uomo che è arrivato ad un livello spirituale tale che non vede le persone, vede le sue essenze spirituali. Bene, vede, sente l'odore dei vestiti, sente l'odore dei traditori. A questo punto decide di dare la berakha. A chi sta andando la berakha? A Esav. A Esav, chiunque esso sia, sta dando la berakha a Esav, sta dando la berakha allo Yetzer Hara, sta dando la berakha a uno che ha una tendenza al male, sta dando la berakha a questo. E Yara che ne ha, sente l'odore dei vestiti e lo benedice. Dopodiché, subito dopo, sente un altro odore. Sento un altro odore e sento un odore buono. Bene, secondo, adesso questa è la prova per Isaac. Allora, qual è la differenza fra Isaac? Allora, la verità viene data al Data Shekhinah, secondo l'opinione della Shekhinah. Qual è l'opinione della Shekhinah? È che lo tzaddik ha bisogno di verità, che anche uno tzaddik ha bisogno di verità. Che non solo il Rasha ha bisogno di Berakha, ma che anche lo Tzadik ha bisogno di Berakha. Che io non posso privare lo Tzadik di Berakha, che io non posso non dare la Berakha allo Tzadik. L'idea della Shekhinah è la Yan Shamoa, è il passo dello Shema che dice che nel momento in cui ti comporti bene hai un premio che ti può aiutare ad andare avanti. Anche lo Tzadik ha bisogno di Berakha. In quel momento Isaac sente qualcosa che corrisponde a quello che lui pensava e subito dopo sente qualcosa che non corrisponde a ciò che lui pensava. Sente un intervento superiore. Che cosa fa? Dà comunque la berakha. Qual è la prova per Isaac? La prova per Isaac è fare il contrario di ciò che pensa. Come per tutti la prova è questa. La prova è non fare ciò che si pensa. La prova per Abraham è esattamente... La prova per Abraham è il contrario del Chesed. Le prove di Abraham sono Ishmael, sono la canna di Isaac, eccetera, eccetera. La prova per Isaac è un atto di Chesed. La prova per Isaac è un atto di Chesed. Sente l'odore del campo, questo è il momento in cui Isaac deve dare la berakha a chi? Non sappiamo a chi, però qualcosa che è simile a Jacob. Non sappiamo a chi, ma deve dare la berakha a qualcosa che è simile a Jacob. Questa è la spiegazione di questa.
Ma per la sua che mette insieme varie cose, che spiega varie cose. Spiega per esempio il fatto che la cosa avvenga attraverso l'inganno. Perché deve avvenire attraverso l'inganno? Deve avvenire attraverso l'inganno perché Isaac deve arrivare a questa cosa in maniera indiretta. Non ci può arrivare direttamente, deve cambiare idea, deve improvvisamente cambiare posizione, deve cambiare modo di pensare. E non ci si riuscirà se la cosa... Se la cosa non va liscia, Isaac sarà coerente col suo modo di pensare. Continuerà a essere coerente col suo modo di pensare. Attraverso l'inganno, in quel momento Isaac cambia, soltanto in quel modo, che Isaac può cambiare. Spiega il perché della Berakha e Salva. Questa è la spiegazione diversa, secondo cui siamo davanti alla Midata Din, siamo davanti all'applicazione nella sua purezza, in maniera estrema della Midata Din. Questa è l'idea che Isaac applichi in maniera estrema la Midata Din, che Isaac applica la Midata Din nella sua vita è provata paradossalmente da Jacob quando chiede a Dio qualcosa dice Natan di Elohim, dice che Dio mi dia Elohim è Midata Din. Dio dice lì Dio è soltanto suo merito, soltanto suo merito mi dia. Questa è la spiegazione per tutti. Dopodiché rimangono vari punti non chiari. I vari punti non chiari sono quello che succede dopo. E lì sinceramente non riesco a capire cosa che la serie di testa. Quello che succederà dopo non lo vediamo. Una parte del tempo piuttosto lunga, quello che succede dopo quando arriva Yitzchak, quando arriva Esav, quando dà la seconda Berakha a Esav, quando dà poi la Berakha a Yaakov, sapendo che Yaakov, eccetera, eccetera. Tutto questo è molto complicato. Vi porterò poi un'altra spiegazione, diversa da questa, che forse può spiegare questa seconda. Grazie.